Bravo, ti piaceresti. Da morire. Dov'è il mio bambino Quentin? Caro, signori, questa è la meravigliosa Charlotte. Oh, che mamma appetitosa. Fatela da parte mia. Merry Christmas. Auguri, amico mio. Grazie. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Ti stanno bene i capelli così, bel taglio? In realtà sono mesi che non li taglio. Beh, mi piace. Allora, come mi trovi? Come sempre. Volevo solo assicurarsi che stessi bene. Sai, non ho molto tempo. Scusami la franchezza, ma ti posso fare una domanda seria? Sì, caro, ti ascolto. E Quentin? E Quentin cosa? E Quentin, mio padre. Non ho capito la domanda. E Quentin, papà? No, non è lui. No. No. Sai, stavo pensando quanto mi piacerebbe avere un padre, almeno averne uno, sai. Quanto ti trattieni qui? Solo Santo Stefano, parto tra poche ore. Leviamo i calici a Charlie, questa bellissima donna che ha messo al mondo questo stronzetto. Carl, rimani qua con noi. Approvate. Sì, sì, sì. Carl, rimani qua con noi per sempre. Sì, sì. E adesso, molto. Kevin, ragazzi. I conigli sono a Pasqua, non a Natale. Per questo si chiamano conigli pasquali. Ah. Allora sono veramente tardo. A Kevin il tardo! A Kevin il tardo! Dunque, abolizione delle stazioni radio pirata per alzata di mano. Bene, molto bene. Il nuovo Marinoffens Act è passato all'unanimità. Dalla mezzanotte del nuovo anno tutte le stazioni radio pirata, compreso ovviamente Radio Rock, infrangeranno la nuova legge. Chiunque lavori per esse e chiunque si metterà in ascolto di esse sarà ritenuto contravvenire alla nuova legge e rischierà pene carcerarie di breve e lunga durata.